contro una politica ingiusta, una politica che non fa neanche finta più di stare dalla parte dei lavoratori. Guardate, è emblematico quello che sta accadendo. Parlano di rilancio, parlano di investimenti, ma siamo l'unico paese in cui alla parola investimenti non corrisponde più lavoro e più reddito, ma corrispondono licenziamenti e cassa integrazione. E questo è assurdo. Una puntata speciale di Polifemo Eventi. Siamo qui a Roma dinanzi al MISE, una manifestazione organizzata da USB per dire no alle misure del governo Draghi che stanno letteralmente distruggendo l'economia, danni gravi ai lavoratori, aziende in ginocchio, crisi di settore, crisi aziendali. Rizzo, davvero i diritti dei lavoratori calpestati nella loro dignità di persone prima ancora che di appunto operatori del settore? I lavoratori calpestati, come dicevi tu, ma lavoratori, qui oggi abbiamo i lavoratori delle grandi crisi italiane, da Ilva, dall'Italia, i lavoratori della Piaggio, quindi un modo di fare del governo che è in contraddizione con tutta quella un po' la storia del paese. Siamo in un momento in cui ci sono centinaia di miliardi che vengono investiti e l'investimento ad oggi per la nostra politica equivale a licenziamenti e cassa integrazione, il che è assurdo. Io ricordo, diciamo, la storia ci ha insegnato che il boom economico, quando furono fatti i grandi investimenti, portò più lavoro e più reddito. Qui invece avviene l'esatto contrario, semplicemente perché hanno deciso di buttare qualche miliardo a destra e a sinistra a queste multinazionali che poi nulla fanno, come Acciaierie d'Italia a Taranto, se non quella di usare i soldi pubblici e di mettere in cassa integrazione i lavoratori oltre che licenziarli. L'unica logica di cui si macchia gravemente il governo è quella di massimizzare il profitto, ripeto, schiacciando i diritti dei lavoratori. Sì, il governo io credo che consideri i lavoratori una parte, un pezzo di ingranaggio del mondo del lavoro che in questo momento al governo non serve, la massa dei lavoratori, lo si vede da tutto quello che fanno, anche dalla questione del Green Pass. Io non sono un no-vax, però è assurdo che a un certo punto tu non fai la legge per obbligare i vaccini, ma a un certo punto obblighi i lavoratori a farsi il vaccino. Li discrimini. Li stai discriminando e quindi pena, come dire, il fatto che io non ti pago lo stipendio. Tutto ciò è assurdo. È chiaro che sono misure che sono state dettate da Confindustria, che con questo governo ha completamente campo libero. Tante le situazioni da considerare, tante le aziende in crisi, ripeto, con il riverbero di queste situazioni sui lavoratori. Siamo con Simone Selvi della Piaggio, ecco, analizziamo i problemi della vostra azienda. No, i problemi della nostra azienda sono problemi di tutte le altre aziende. Veniamo da 20 anni di non politica industriale e questo paese, la pandemia ha tirato fuori tutti i problemi. Ora la pandemia con tutti i soldi europei dà una possibilità, però ci vuole un cambio del sistema, ci vogliono soldi dati ai lavoratori, un intervento pubblico in economia, nazionalizzare gli asset strategici, perché o se no la ristrutturazione, il cambio profondo del mondo del lavoro sarà pagato soltanto da lavoratori di tutti i settori. A Taranto a me piace dire siamo un passo indietro rispetto all'Italia, anche lì c'è la cordata pubblico-privato con il ruolo dello Stato che è quello di metterci i soldi dei contribuenti, la gestione è totalmente privata, una gestione che continua a licenziare decine di lavoratori in maniera assurda. Qui con noi oggi c'è anche il compagno Riccardo Cristello, licenziato per un like su Facebook e poi riassunto grazie all'avvocato di USB Mario Soggia. Altra situazione incancrenita, quella di Alitalia, siamo con Francesco Staccioli. Alitalia purtroppo, altro carrozzone di Stato, è in questa situazione a rimetterci, come al solito, i lavoratori. Allora, l'Alitalia ha una storia molto simile a quella dell'Ilva, paradossalmente l'anticipa un pezzo perché è stata privatizzata nel 2008. Con l'intervento di Colaninno e dei famosi patrioti italiani.
La privatizzazione ha fatto fallire questa azienda per 3 volte. In 13 anni abbiamo avuto 3 fallimenti e siamo arrivati alla rivalutazione della rinazionalizzazione. Il problema nazionalizzazione è che è intervenuta l'Europa, che ha bloccato la, di fatto, nazionalizzazione, facendo nascere un obbrobrio di compagnia che procederà all'espulsione di 8.000 lavoratori e a tagli salariali senza neanche applicare il contratto nazionale. Questo è un fatto gravissimo, sia nei confronti della, come dire, sudditanza che l'Italia nei confronti dell'Europa, perché questo è il terzo mercato europeo che viene spartito di fatto tra Lufthansa e France e quello che era un tempo il gruppo IAG, che era British Airways, e dall'altra con effetti drammatici sui lavoratori, perché si crea disoccupazione e si ledono i diritti centrali dei lavoratori. Per questo noi siamo qua oggi tutti insieme, insieme all'ILVA, SDA, insieme ai compagni della Piaggio, perché stiamo protestando, perché questo palazzo è il simbolo della mancanza di una politica industriale degna di questo nome. E se lo fa lo Stato con la nazionalizzazione dall'Italia, immaginiamo che dopodomani ci sarà la fila al Confindustria per licenziare, discriminare e non applicare il 2112 e non applicare più il contratto nazionale. Lavoratori che vengono collocati in cassa integrazione. Guardate, abbiamo fatto un incontro la settimana scorsa qui a Roma e ci hanno comunicato che c'è un aumento di produzione. La produzione aumenta del 33%, si passa da 4 milioni di tonnellate a 6 milioni di tonnellate d'acciaio. Il paradosso è che ad un aumento della produzione non corrisponde un aumento dei lavoratori al lavoro. Il numero dei cassi integrati è esattamente lo stesso. Questo dà l'esatta dimensione di che cosa hanno in mente di fare i padroni. Purtroppo con la politica che è diventata completamente connivente. Pedretti di SDA Logistica, rappresentante di USB. Illustriamo le doglianze che voi sollevate rispetto all'azienda. Allora, rispetto all'azienda e rispetto a tutto il settore della logistica, che nell'ultimo anno e mezzo ha contribuito all'aumento dei profitti e dell'economia di questo paese, in particolare l'azienda SDA, essendo del gruppo Poste Italiane, vive una situazione molto simile a quella di Alitalia. Abbiamo un'azienda compartecipata dallo Stato che in questo momento, a fronte di enormi profitti, SDA Poste è il maggior competitor di Amazon sul territorio nazionale, non ha provveduto ad alcun aumento salariale, ma anzi in queste ultime settimane vorrebbe modificare il contratto collettivo nazionale, obbligando i driver e i magazzinieri ad estendere la settimana lavorativa anche al sabato, proprio come fa Amazon. Noi riteniamo che determinate politiche che non premiano ma vessano i lavoratori, soprattutto in un momento come questo, vadano fermate, soprattutto quando dietro c'è lo Stato, c'è il Ministero e c'è un'interlocuzione che non è più possibile, in quanto il gruppo Poste ha deciso di interrompere ogni interlocuzione con le rappresentanze dei lavoratori. Non è accettabile che nel 2021 una categoria come quella dei lavoratori della logistica non possa avere rappresentanza e non possa rivendicare i propri diritti. Qui noi abbiamo fatto decine di incontri con i ministri, con i vari ministri, e abbiamo sempre detto la nostra. Su Taranto, sulla questione siderurgica, c'è un problema che va anche oltre il lavoro, che è il problema della salute e della vita. Viviamo in una città in cui c'è il più alto tasso di tumori infantili. I nostri figli hanno il diritto di vivere, l'abbiamo ribadito più volte. E se la politica non è in grado di ambientalizzare quella fabbrica, deve incominciare a fare ragionamenti diversi partendo dalle persone. Alla politica abbiamo detto: l'investimento fatele sugli esseri umani, sulle persone. La risposta è stata 400 milioni ad Acciaierie d'Italia, che dovevano servire a rimettere la fabbrica in sicurezza, una fabbrica con l'abbrodo. I soldi sono spariti nel giro di una settimana. Io qui al Ministero avevo consegnato un documento al Ministro Giorgetti e avevo fatto una scommessa, avevo detto: questi 400 milioni fra 6 mesi non ci saranno più e non sapremo neanche che fine hanno fatto. Dopo una settimana ci ha convocato l'azienda dicendo che li aveva spesi tutti, tra l'altro con una partita di giro che
solo la nostra politica poteva permettere. E il paradosso qual è? Il paradosso che è tutta l'Italia che vive questa condizione. Cioè i lavoratori sembrano diventati un pezzo di un ingranaggio che non serve più al mondo del lavoro. Si continuano a dare milioni di euro alle aziende, alle multinazionali, ai manager. Sono usciti proprio ieri a Taranto i compensi dei commissari giudiziari. C'era chi percepiva 2.360 euro al giorno per fare il commissario giudiziario dell'Ilva, quando un lavoratore dell'Ilva lavorando ne prende appena 1.400. E quando purtroppo ancora oggi abbiamo 5.000 lavoratori fra Acciaieria d'Italia e Ilva Enaes che vivono con meno di 850 euro al mese. Questa è la nostra Repubblica. Hanno aderito a questa manifestazione di protesta di USB anche alcune forze politiche, tra cui Fronte Comunista. Abbiamo qui la rappresentante, la coordinatrice Daniela Giannini e Luigi Cerchi. Allora, per quali ragioni avete deciso di sostenere questa protesta? Sosteniamo questa protesta perché sosteniamo la lotta dei lavoratori, la lotta dei sindacati che non confederali ma conflittuali, sindacati di base, contro le delocalizzazioni, contro i licenziamenti selvaggi e siamo assolutamente distinguibili, non apparteniamo assolutamente a quel novero di gruppi che si sono visti in questi giorni combattere per conto loro contro i vaccini. Noi siamo favorevoli ai vaccini assolutamente, anzi vogliamo dei vaccini obbligatori. La nostra è una lotta di classe per il ottenimento dei diritti dei lavoratori, no ai licenziamenti selvaggi, contratti che siano garantiti e pertanto aderiamo a questa manifestazione con questo scopo. Luigi Cerchi, vi sono varie aziende localizzate in varie parti d'Italia che hanno però questo, presentano un po' questo minimo comune denominatore, che è quello di vedere i diritti calpestati. La logica di massimizzare il profitto a nocumento a danno dei lavoratori. Questo è, come dire, il leitmotiv della condotta aziendale, del modus operandi di queste aziende. E nell'attuale congiuntura, che è quella di gestione della cosiddetta post-pandemia, in realtà questa linea di tendenza si sta accentuando. Questa ripartenza si avvale di slogan e di spinte che sono fortemente ottimistiche, che appunto vogliono indurre in qualche modo ad avallare comportamenti di questo genere, a renderli sistematici, a realizzare quello che negli anni passati, con l'attacco ai diritti dei lavoratori e a tante garanzie che sono state perse in varie forme, era rimasto soltanto in nuce. Adesso diciamo siamo passati alla fase operativa, la nostra analisi coglie in tutto ciò i segni ineludibili di un avanzamento proprio del conflitto di classe che va nella direzione appunto di un attacco ai lavoratori, che si esplica del resto nelle maniere solide, quali ad esempio i tanti morti sul lavoro, vittima appunto sempre della logica del profitto, ma anche in tante altre logiche che vanno ad attaccare diritti come quello alla salute, alla scuola e ad ogni altro settore. Sulla sua giacca c'è una scritta molto significativa: dietro ogni numero c'è un nome. E aggiungiamo anche, c'è una persona, perché i lavoratori non sono numeri, ma sono esseri viventi, sono uomini con la loro dignità di essere umano. Occorre recuperare anche la carica dell'umanesimo che si è persa in questa dimensione sempre più tecnologica e tecnocratica. Occorre ricordarci appunto che il mondo è per l'uomo e non l'uomo per il mondo. Dobbiamo uscire da facili slogan anche pseudo-ecologisti che in realtà fanno soltanto giardinaggio e capire che la difesa dell'ambiente, la difesa del nostro mondo, la difesa della nostra società passa per un recupero della soggettività da parte appunto di coloro che abitano questo nostro pianeta. Però c'è un fatto positivo, siamo noi che abbiamo, malgrado tutto, ancora la voglia e la volontà di continuare a combattere. Io lo dico ogni volta che intervengo qua a Roma,
La soluzione la possiamo trovare noi in una grande manifestazione di tutte le aziende in crisi, dall'Ilva, dall'Italia, alla Piaggio, ai compagni di Piombino. Insieme siamo più forti. Tra l'altro mi permetto di dire che noi non siamo fascisti come quelli che l'altro giorno hanno assaltato la sede della CGIL, ma non siamo neanche i comunisti che si accontentano di cantare Bella Ciao e pensano di risolvere i problemi così. Noi siamo quelli che si alzano le maniche e combattono una battaglia di civiltà in un paese in cui la politica ha derogato i propri compiti. Quindi compagni, lo voglio ribadire qua, organizziamoci, ci vuole una grande manifestazione nazionale per dire basta a questo modo di fare politica. Grazie. Altra forza politica presente, potere al popolo, qui abbiamo Elisabetta Canitano che ricordiamolo è stata candidato sindaco alle ultime, alle recentissime amministrative di Roma. E allora lo striscione recita, presenta la scritta, stop licenziamenti, insorgiamo. Beh, il dramma, come dicevo con altri rappresentanti politici, il dramma occupazionale è diffuso in ogni parte d'Italia. Noi veniamo da Taranto, ma abbiamo visto situazioni analoghe, per esempio con Alitalia. È una realtà in cui bisogna fare fronte comune. Bisogna fare fronte comune perché il nostro Stato non mette in atto nemmeno il rispetto delle minime leggi che pure abbiamo a difesa dei lavoratori. Per esempio, nel caso Alitalia, questo trucco che stanno facendo di dire che Alitalia è sciolta e ITA è tutta un'altra cosa è oltretutto illegale. Perché Alitalia è pubblica, ITA è pubblica e stanno attuando nei confronti dei lavoratori questo gioco per cui hanno già mandato 2500 posti alle agenzie interinali, come se i lavoratori che lavoravano su quella attività praticamente non esistessero più. Stanno chiamando a telefono i piloti e il resto del personale che non può essere mandato in interinale e gli chiedono il curriculum, gente che sono 30 anni che lavora lì e gli fanno 3 mesi di prova, come se Alitalia non fosse mai esistita. Questo è intollerabile, come è intollerabile la GKN che si disintegra lasciando i lavoratori senza le protezioni perché vuole semplicemente delocalizzare. Noi abbiamo presentato una legge col senatore Mantero che regoli questa storia delle delocalizzazioni. 160 tavoli di crisi e manca un'idea di come affrontare una sola delle 160 crisi che Giorgetti ha sul tavolo. Manca l'idea di come far sì che le risorse di questo paese non siano concentrate esclusivamente sul mondo delle grandi imprese, mentre tutto il resto, a cominciare dai lavoratori, viene lasciato indietro, come se non costituisse la parte fondamentale su cui costruire l'uscita dalla crisi. Domenico Aversa della Caterpillar di Frosinone, le ragioni per cui siete qui? Ma noi siamo qui innanzitutto per oggi per lo sciopero generale indetto dall'USB, dall'Unione Sindacale di Base, per portare, diciamo così, le crisi aziendali, le crisi del mondo del lavoro sotto il Ministero dello Sviluppo Economico. È chiaro che la Caterpillar non è un'azienda in crisi, è un'azienda leader nel settore, diciamo, movimento terra, però siamo qui per portare la nostra solidarietà a tanti lavoratori che hanno perso il posto o che sono in crisi, e quindi la nostra solidarietà di lavoratori a chi oggi soffre per mancanza di lavoro. Per questo l'Unione Sindacale di Base, che ha proclamato questo sciopero insieme a tutte le organizzazioni del sindacato,
sindacalismo di base in questa giornata così importante, perché è la giornata nella quale il Paese si ferma e dice che i lavoratori non possono essere fuori dai piani di rilancio, non possono essere fuori dall'Italia che si vuole costruire nei prossimi mesi. Emidia Papi dell'esecutivo nazionale USB. Stiamo registrando, ed è un fatto molto positivo, la presenza di numerose aziende provenienti dalle parti più disparate d'Italia, e questo la dice lunga su una crisi evidentemente generalizzata, su un sistema che va a distruggere i lavoratori. Io sì, innanzitutto voglio ricordare quelli che non ci sono, perché stanno lottando e facendo manifestazioni nei loro posti di lavoro. Voglio ricordare i portuali di Genova, che da stamattina sono in sciopero prestissimo, hanno fatto il corteo. Voglio ricordare le aziende, tutta l'USB di Trieste, c'è un grossissimo corteo nostro a Trieste. Voglio ricordare tanti altri compagni, perché noi oggi siamo presenti in 40 città d'Italia, quindi non è che stanno tutti qua. Però qua sono venuti foltissime delegazioni delle aziende in crisi, chiaramente l'ex Ilva di Taranto, l'Alitalia, la Piaggio, le acciaierie di Piombino e tanti altri, compagni dell'Abruzzo, tantissimi altri che sono qui oggi, di Foggia eccetera. È difficile ricordarle tutte, l'Alitalia penso che già l'avete sentita. Noi siamo qui oggi perché questo governo non è un governo che può far crescere l'Italia, nel senso di mandare avanti una politica di sviluppo che non sia la crescita del PIL. E la crescita del PIL è quello che riguarda praticamente la competizione. Noi invece vogliamo una politica di sviluppo sociale che dia risposta ai bisogni dei lavoratori, occupazione, giovani, donne, pensioni, sanità, e tutti i servizi pubblici. Oggi praticamente che cosa succede? Succede che addirittura due aziende pubbliche, una a totale capitale pubblico come l'Alitalia e l'altra come Acciaierie d'Italia, dove quasi il 50% è di proprietà pubblica, portano avanti le peggiori politiche anti-operai e contro i lavoratori. In Alitalia vengono licenziate 8.000 persone, ITA, che ripeto è una azienda a totale capitale pubblica e quindi nazionalizzata, è una nazionalizzazione al contrario, è una nazionalizzazione che in pratica distrugge lavoro, distrugge stipendi, perché addirittura si mettono sotto i piedi il contratto nazionale. E poi vogliamo parlare dell'Ilva? Dell'Ilva, dove ci sono 5.000 lavoratori in cassa integrazione, dove non è previsto alcun piano di rimodernamento della fabbrica, dove non è previsto, ma questo ve l'avrà già detto prima. Sappiamo bene purtroppo i guasti, i disastri ambientali e quelli occupazionali. Così come le acciaierie di Piombino, così come la Piaggio. E allora noi siamo qui a dire ancora una volta a Draghi, a questo governo, che lui non rappresenta la stragrande maggioranza dei bisogni della popolazione italiana, dei settori popolari e dei lavoratori. Noi stiamo assistendo in questi ultimi mesi o settimane a una rivolta, e non parlo della rivolta dei fascisti e dei nazisti che hanno fatto l'irruzione contro la CGIL, a cui va la nostra solidarietà, l'abbiamo espressa pubblicamente, ma io parlo delle rimessa in discussione da parte dei lavoratori colpiti di questi attacchi. C'è un sentimento nuovo che tra i lavoratori sta crescendo contro le scelte di questo governo, e noi pensiamo che oggi è una tappa, non è un punto di partenza, perché noi lottiamo da tanti anni, è un'altra tappa di questo percorso affinché cresca sempre di più la coscienza tra i lavoratori della necessità di mettere in discussione questo governo. E ovviamente il banco di prova sono innanzitutto tutte quelle aziende che stanno soffrendo
la condizione di crisi e che sono in uno stato di fallimento oppure di licenziamenti, aziende che scappano all'estero. Altro dramma, quello delle acciaierie di Piombino, Thomas Lorenzelli. Sì, noi siamo qua a manifestare il nostro disagio perché dopo più di 7 anni siamo sempre in cassa integrazione. La multinazionale che si sono susseguite non hanno speso un euro per mettere a posto le acciaierie e ora aspettiamo gli investimenti dello Stato, che in realtà non sappiamo quali, e quindi la situazione è grave perché hanno dichiarato che non per tutti ci sarà posto dentro le acciaierie, quindi gli esuberi che ci saranno, che fine faranno? Le acciaierie d'Italia, la seconda acciaieria d'Italia, che è Piombino, fornisce le rotaie in tutta Italia e in tutto il mondo. Ma in questa maniera qui non verrà più fatto, perché le acciaierie, se non verranno investiti i soldi, non sarà più funzionante, verrà distrutta. Multinazionali che cercano altrove luoghi dove poter fare profitti nella più completa deresponsabilizzazione delle risorse che hanno ricevuto negli anni dallo Stato, delle risorse pubbliche che hanno utilizzato per interessi privati e che adesso pensano tranquillamente di svignarsela. La Sevel di Atessa, che ricordiamolo fa parte del gruppo Stellantis, e siamo con Romeo Pasquarelli. Illustriamo la situazione della Sevel. Ma la Sevel vive innanzitutto un momento di crisi dovuta ai semiconduttori, che è una situazione che andrebbe ben studiata e vista, perché Stellantis spesso sposta le forniture e quindi fa produrre dove più conviene. Ci sono stabilimenti in altri continenti, tipo l'Argentina, che non si sono mai fermati, mentre sono stabilimenti che soffrono molto di più, in Europa soprattutto e anche in Italia. La situazione è abbastanza seria perché non riguarda solo questa crisi dei semiconduttori o a seguito della pandemia. C'è uno stabilimento analogo a quello di Sevel che ha già avviato la produzione in Polonia e quindi si profila anche una dualità tra i due stabilimenti, quindi c'è un rischio che almeno gran parte della produzione di questo stabilimento, che viene definito lo stabilimento dei record perché negli anni si sono succeduti i record di produzione continui, quindi non c'è stata mai una vera crisi, c'è questa grande preoccupazione perché potrebbe avere un impatto su tutta quella che è la Val di Sangro, dove l'impianto produttivo di Stellantis, e quindi rischiamo di vederci scippare, tra virgolette, perché è un impianto molto produttivo, redditizio, e quindi la preoccupazione è molto grande. Aziende che vengono chiamate ad affrontare la crisi, ma invece di affrontarla si pongono esclusivamente il problema di far soldi, e questo ce lo racconteranno i tanti che sono venuti qua e che rappresentano le esperienze, che dalla Puglia alla Toscana alle altre regioni sono qua per raccontare, per denunciare, per protestare, per chiedere che finalmente il governo apra un piano di discussione vera, che non sia la discussione sugli ammortizzatori sociali. La situazione di Tim non è tutto oro quello che luccica. Vediamo questa realtà paradisiaca disegnata, rappresentata, ma nella realtà non è così, stando alla viva voce dei lavoratori. Riccardo Lorenzi. Sì, Tim ha attivato la cassa integrazione ormai nel lontano 2010, anche se in realtà il nome più edulcorato non è cassa integrazione ma contratto di solidarietà. Dapprima cosiddetto espansivo, poi in realtà prima difensivo, poi espansivo. Ma si tratta sostanzialmente della stessa causale, della stessa ammortizzatore sociale che è la cassa integrazione. Questo perché? Perché purtroppo non avendo più
spazi di mercato domestico, non avendo più in qualche modo leve per poter assicurare i margini di profitto che l'azienda si attende, può fare leva soltanto sull'unica risorsa, l'unica variabile conosciuta, che è il costo del lavoro. Come del resto moltissime aziende, non è che siamo diversi da altri, l'unica cosa è che ci aspetteremmo che per le telecomunicazioni, come anche per altri settori strategici di un paese, ci sia un occhio di riguardo diverso, non per rendere i lavoratori diversi da altri, per carità, ma in settori tecnologicamente più avanzati ci si aspetta che uno Stato investa in un certo modo. Del resto tutta la propaganda sulla larga banda, purtroppo anche per motivi non completamente attribuibili alla gestione aziendale, ma per fattori esterni come la concorrenza e alcuni vincoli regolatori, non hanno consentito a TIM di sviluppare quella larga banda che tutti si aspettano. Come se per i lavoratori l'unico elemento fosse costituito dalla carità per garantire il deflusso e l'abbandono dal posto di lavoro. E quindi questa è la nostra mattinata. Sapete che in questo sciopero, in questa giornata di mobilitazione, abbiamo voluto toccare diversi ministeri. C'è il Ministero della Pubblica Istruzione e c'è il Ministero della Funzione Pubblica, dove sono già attivi i presidi che abbiamo organizzato, a segnalare che anche sul fronte dell'istruzione e della ricerca, che anche sul fronte della pubblica amministrazione, il governo e i suoi piani di ripresa, le risorse, le famose risorse del PNRR, bene, non considerano gli interessi pubblici, ma mettono l'amministrazione pubblica al servizio anche qui del mondo delle grandi imprese. Alessandra Benvenuti, RSU USB della Piaggio, da Pontedera, un suo intervento molto accorato. Beh, il dramma lo si vive in fabbrica ogni giorno. Sì, noi come USB Piaggio da qualche anno a questa parte stiamo portando avanti una vertenza per i precari. Piaggio è lo stabilimento più grosso del centro Italia per quanto riguarda l'industria e dal 2012 non fa un'assunzione, usufruisce solo di precari ogni anno, centinaia e centinaia di precari che ogni anno vengono sfruttati per poi non essere richiamati l'anno dopo. Praticamente è una schiera di precari che non hanno diritti, che non possono alzare la testa. Ci sono in più un gruppo di CT storiche che dopo 15 anni sono state licenziate. Noi ci battiamo per il loro reintegro immediato e per un percorso di stabilizzazione serio, chiaro e veloce per i CT che negli ultimi anni stanno lavorando. Noi abbiamo chiamato questo governo il governo Draghi Bonomi, perché la Confindustria sta svolgendo una funzione decisiva, molto più importante dei ministri che ci sono al governo e che spesso tacciono in una completa assenza di ruolo, come se le forze politiche avessero ormai abdicato a qualsiasi funzione, mettendo nelle mani di Draghi la gestione generale del paese. Un modo per mettere tra parentesi la democrazia. Jacopo De Martini si occupava di trasporto aereo, licenziato 2 anni fa, la sua colpa quella di aver denunciato situazioni di mancanza di sicurezza, gravi carenze in ambito appunto, nell'ambito appunto del lavoro all'aeroporto di Fiumicino. Certamente penalizzato per aver avuto il coraggio di chiedere null'altro se non l'applicazione di quelle che sono le normative in materia. Oggi è qui a manifestare. Oggi sono qui a manifestare per tutte quelle aziende e i lavoratori delle aziende che verranno inevitabilmente licenziati, perché intanto c'è un governo che non applica le leggi e quindi tutte le aziende aeroportuali che fino ad oggi hanno fatto quello che gli pareva continueranno ad fare quello che gli pareva, cioè a non applicare la clausola sociale, perché è il governo stesso che non la applica. In più ripeto che i lavoratori del trasporto aereo sono costretti a entrare nelle stive alte 1 metro e lavorare in ginocchio e sdraiati e alzare carichi di lavoro che superano di gran lunga quello che il testo. Mi perdoni, nel 2021 assistiamo al medioevo dei diritti.
Esatto, il medioevo dei diritti, addirittura le società aeroportuali che hanno chiesto la cassa integrazione per i dipendenti spesso non pagano le malattie ai dipendenti, tramutandole in cassa integrazioni, che quindi è l'INPS che dovrà pagare. Inoltre queste casse integrazioni da mesi non arrivano ai lavoratori e quindi soffrono anche questa situazione in un aeroporto che ha sempre enunciato grandi numeri di vettori, grandi numeri di passeggeri, ma che in realtà è una fabbrica di precariato. Bene, ora una volta terminati qui gli interventi dinanzi al MISE, parte il corteo, varie vie, varie piazze di Roma saranno interessate e quindi prima meta Piazza della Repubblica. Davanti, davanti. Thank you.
Pensate quando noi entreremo nel mondo del lavoro a pieni titoli, quale sarà la situazione? A tutti quelli che stanno riempiendo questa piazza, a tutti quelli che hanno contribuito alla crisi che il ministro Giorgetti ha davanti. Un grazie lo vogliamo lanciare a Roma. Beh, lo avete visto dalle immagini, un grande fiume umano che si è dipanato per le vie di Roma dal MISE, dal Ministero per lo Sviluppo Economico in via Molise per approdare qui in piazza Santi Apostoli. Tante rappresentanze di lavoratori convenuti da ogni parte d'Italia. Beh, una manifestazione certamente riuscita proprio per far capire che il lavoratore non è un numero, ma è un essere umano nella sua dignità umana, una dignità che viene pretestuosamente calpestata da varie aziende. Siamo partiti da Taranto, ma vediamo che i drammi appunto sparsi per ogni parte d'Italia hanno tante analogie con Taranto. L'ho detto, c'è un minimo comune denominatore, quello di massimizzare il profitto a nocumento della sicurezza, della salute, della dignità dei lavoratori. Noi di Taranto viviamo il dramma dell'Ilva, ma vi posso assicurare che qui a Roma abbiamo ascoltato tanti drammi umani e mediaticamente, giornalisticamente abbiamo voluto dare il nostro contributo. Organizzato l'11 ottobre del 2020.